In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Iesus Christus, semper laudetur. Maria sedes sapientiae, ora pro nobis. Carissimi fedeli, ben ritrovati per questo incontro con il commento del Vangelo della Domenica. Domenica prossima è la 19ª domenica dopo Pentecoste e nel rito antico leggeremo il brano del Vangelo di Matteo, che si trova al capitolo 22, i primi 14 versetti. In quel tempo Gesù parlava ai principi dei sacerdoti e ai farisei con parabole, dicendo: Il regno dei cieli si può assomigliare a un re, il quale fece a suo figlio un festino di nozze. E mandò i suoi servi a chiamare gli invitati, ma questi si rifiutarono di venire. Mandò ancora altri servi, dicendo: Dite agli invitati, ecco, ho già preparato il mio pranzo, i miei buoi e le mie bestie grasse sono state sgozzate, e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non ne tennero conto e se ne andarono chi nel proprio campo, chi per il suo commercio. Altri poi, impadronitisi dei servi, li oltraggiarono e li uccisero. Il re allora si sdegnò, mandò i suoi soldati e fece perire quegli omicidi e incendiò la loro città. Quindi disse ai suoi servi: Il festino nuziale è pronto. Ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade e invitate quanti incontrerete al festino nuziale. Quei servi si sparsero per le vie e radunarono quanti incontrarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di convitati. Ora, entrato il re per vedere i convitati, vi scorse un uomo che non indossava l'abito di nozze e gli dice: Amico, come sei entrato qui senza avere l'abito di nozze? Quegli ammutolì. Il re disse allora ai servi: Legategli i piedi e mani e gettatelo nelle tenebre di fuori. Là sarà il pianto e lo stridore dei denti. Molti infatti sono chiamati, ma pochi eletti. Carissimi fedeli, qui si parla di una parabola che Gesù ha raccontato, una parabola profetica che riguarda lui, che riguarda anche la Chiesa, profetica nel senso che ciò che viene illustrato in maniera simbolica nella parabola succederà di lì a poco tempo rispetto al momento in cui Gesù ha pronunciato e raccontato questa parabola. È la parabola di un re, in questo caso il re è Dio Padre, che prepara per il figlio, cioè per Gesù Cristo, un banchetto di nozze. Gesù Cristo sposa l'umanità, sposa il suo popolo, viene sulla terra per celebrare le nozze con l'umanità. Con una parte di umanità, quell'umanità che costituirà prima i giusti di Israele e poi soprattutto la Chiesa. Gesù viene a fondare la Chiesa e questa è la parte di umanità che entra nelle nozze con il Figlio di Dio. Ebbene, in questa parabola è concentrato tutta la storia, è concentrata tutta la storia dei rapporti tra Dio e il popolo e il suo popolo, soprattutto nel periodo più cruciale di questa storia, cioè l'incarnazione del Figlio di Dio. L'incarnazione del Figlio di Dio come festa di nozze, intesa in questo modo, è stata preparata molti secoli prima. In che modo? Dio ha mandato i suoi servi, che sono i profeti dell'Antico Testamento e per ultimo il grande profeta Giovanni Battista, li ha mandati a preparare il suo popolo. Venite alla festa, venite
siete voi gli invitati, ricordatevi che dovete partecipare. Ecco, li chiamò per ben due volte qui nella parabola, ma si sa che il Signore questa chiamata l'ha ripetuta per tanto tempo e in tante occasioni. Certamente che verso il tempo in cui Gesù doveva apparire sulla terra, gli inviti si moltiplicarono. Ecco, soprattutto l'esempio e le parole di Giovanni Battista devono farci capire questo. È un profeta, i profeti sono stati maltrattati, il popolo eletto, colui che per diritto doveva partecipare a questa festa, quindi aveva l'invito, diciamo, garantito, il popolo eletto in quel momento si è preoccupato più delle cose materiali, chi andò al proprio campo, chi andò ai propri affari, ai propri commerci. Si preoccuparono più delle cose materiali, della sussistenza materiale della loro vita, piuttosto che delle cose spirituali, mentre il Figlio di Dio voleva celebrare delle nozze veramente che avessero la loro radice nell'anima delle persone. Era per questo che era venuto. Quindi i profeti vennero maltrattati. Non solo non accettarono l'invito, maltrattarono i profeti e alcuni di loro vennero anche uccisi. Ecco Giovanni Battista che viene decapitato. Allora cosa succede? Il re, sdegnato per questo rifiuto, mandò i suoi soldati. E qui c'è la profezia che Gesù fa del rifiuto, ecco, del rifiuto il rifiuto del Figlio di Dio che cosa ha portato? Ha portato allo sdegno del Signore, all'ira divina, il quale mandò i suoi soldati effettivamente nel 70 d.C., quei legionari romani, quei soldati romani che per permissione divina distrussero Gerusalemme e la incendiarono. Dice proprio così. Mandò i suoi soldati e fece perire quegli omicidi e incendiò la loro città. Questa è una profezia di quello che avverrà dopo la morte e risurrezione di Cristo. Andate dunque ai crocicchi delle strade e invitate quanti incontrerete al festino nuziale. Ecco i nuovi servi che vengono inviati ai crocicchi delle strade non sono più i profeti, sono gli apostoli. In effetti gli apostoli andarono, e un po' in tutto il mondo allora conosciuto, ai crocicchi delle strade, cioè nelle città più importanti del mondo di allora, laddove la gente si incontrava. Ecco allora chi partì per Antiochia di Siria, chi partì per Alessandria d'Egitto, per Corinto, per Atene, per Efeso, per Filippi, eccetera. E fino a Roma, cioè Roma veramente il crocicchio del mondo, laddove tutti i popoli della terra potevano incontrarsi. Quindi vennero mandati ovunque gli apostoli e i loro missionari ad annunziare questo festino. Partecipate anche voi alle nozze con l'agnello, alle nozze col Figlio di Dio. E quindi entrarono in massa nella chiesa. Il Signore sta profetizzando questo. Perciò alla fine dice, pochi sono gli eletti all'interno della chiesa, cioè coloro che avevano il diritto di entrarvi, il popolo di Israele, pochi del popolo di Israele entrarono. Chi entrò? Gli ebrei, quelli della prima, entrarono gli apostoli, quelli della prima generazione cristiana, che erano ancora piuttosto numerosi gli ebrei in mezzo loro, ma successivamente entrarono in massa i pagani. Pochi sono gli eletti, molti sono i chiamati, cioè i pagani, che vennero chiamati in un secondo tempo,
pochi gli eletti, cioè quelli appartenenti proprio al popolo, che ne avrebbe avuto il diritto per scelta divina. Però non è finita qui. È vero che i pagani sono tanti nella Chiesa, anche noi siamo di discendenza pagana e siamo entrati in questo modo, non avevamo diritto. Però resta sempre il discorso della veste bianca, cioè non basta entrarvi fisicamente, nel senso di partecipare ai riti, avere ricevuto fisicamente, materialmente i sacramenti, bisogna entrarvi con la propria vita, cioè con la conversione. La veste bianca è segno della conversione. Senza conversione non appartieni realmente alla Chiesa. Bisogna sapere che allora, nei tempi antichi, i re che organizzavano un banchetto nuziale che durava anche una settimana, questa festa, mandando i servi a chiamare gli invitati, fornivano attraverso i servi agli invitati anche la veste adatta, una veste bianca. E questo una sola persona viene trovata senza veste bianca. Quindi è vero che i chiamati sono tanti, gli eletti sono stati pochi, ma l'importante è avere la veste bianca della conversione. Sia lodato Gesù Cristo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.